Radio Pirata, la radio nella radio. Esta es Radio Habana, Cuba. Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. Puntata dunque dedicata a Radio Havana Cuba, il servizio radiofonico per l'estero dell'Istituto Cubano della Radio e Televisione, l'ente radiotelevisivo governativo di Cuba. L'avvio dell'emittente fu annunciato da Fidel Castro il 16 aprile del 1961, dopo l'attacco aereo che precedette l'invasione di Cuba organizzata dalla CIA su ordine del governo degli Stati Uniti. Il nome Radio Havana Cuba fu utilizzato per la prima volta il 1 maggio 1961 in occasione della trasmissione dell'atto di trionfo di Cuba contro l'invasione della Baia dei Porci che si tenne nella Piazza della Rivoluzione della capitale cubana. Gli strumenti di trasmissione di Radio Havana Cuba furono acquistati dal governo cubano in Svizzera dall'azienda Brown Boveri e consistevano in due trasmittenti da 10 kW e 100 kW e da vari sistemi di antenne. La stazione di trasmissione è ubicata nelle vicinanze della città di Bauta, in mezzo alla laguna di Ariguanambo. Furono installate linee telefoniche di alta frequenza con gli studi dell'emittente Radio Progresso Cadena Nacional, che furono utilizzati fino a che non vennero costruiti gli studi di Radio Havana Cuba nel medesimo edificio ubicato nel centro dell'Havana. La programmazione viene diffusa in modulazione d'ampiezza su onde corte, via satellite e via internet. L'emittente trasmette notizie, informazioni e relazioni su Cuba e il suo sviluppo, considerando comunque anche l'America Latina e il resto del mondo. Radio Havana Cuba dispone di un archivio sonoro di musica cubana di straordinario valore e diffonde musica tradizionale e moderna. Il segnale di intervallo che viene emesso all'inizio e alla fine delle trasmissioni consiste nelle prime battute della marcia del movimento 26 luglio. Le trasmissioni iniziano ufficialmente e terminano con l'inno nazionale. E credono forse di poterlo nascondere al mondo intero? No, Cuba può già contare su un impianto di trasmissioni radio che sta trasmettendo in tutta l'America Latina e questo lo stanno ascoltando i numerosissimi fratelli dell'America Latina e di tutto il mondo. Per fortuna non siamo nell'epoca della diligenza, viviamo nell'epoca della radio e la verità può arrivare molto lontano. Questo disse Fidel Castro nel suo discorso come commiato durante i funerali delle vittime del bombardamento della base aerea di Sant'Antonio de los Baños e degli aeroporti della città Libertà e di Santiago de Cuba, preludio all'aggressione mercenaria della Baia dei Porci. Annuncia al mondo il 16 aprile 1961 l'apertura delle emittenti radio cubane all'estero con la nascita di Radio Havana Cuba, una voce amica che percorre il mondo. Con il trionfo del gennaio del 1959, il vecchio sogno dei Barbudos della Sierra si converte in un compito fondamentale per guidare il paese, operare nel concreto per avviare l'emittente Radio Havana Cuba, la voce di un popolo in rivoluzione e per questo voce anche di tutti coloro che nel mondo lottano contro l'imperialismo e per il diritto all'autodeterminazione. Anche se Radio Havana Cuba ufficialmente nasce il 1 maggio del 1961, l'idea di creare un'emittente cubana di portata internazionale ha origine già nella Sierra Maestra durante la fase finale della lotta contro la dittatura di Fulgencio Battista, in seguito alla creazione da parte del CE nel febbraio del 1958 di Radio Rebelde. La direzione dell'esercito guerrigliero riflette sulla possibilità di installare, dopo il tanto atteso trionfo, un'emittente radio con una potenza di trasmissione in grado di arrivare a tutti i paesi del mondo con la verità della rivoluzione cubana. Proprio agli albori del gennaio del 1959, le agenzie di informazioni nordamericane iniziano la loro campagna di calunnia contro il processo rivoluzionario iniziato a Cuba. In quei giorni, mentre venivano giudicati i boia e dei criminali di guerra della sconfitta tirannia, i giornali radio internazionali distorcevano la realtà dei fatti e con reportage apparentemente obiettivi davano notizia delle esecuzioni di avversari politici e sostenitori di Battista.
Stimolata dalla valanga di notizie di false informazioni su Cuba che venivano diffuse da AP e UP ed altre agenzie di informazioni imperialistiche, la stampa conservatrice del continente istigava a reagire alla supposta violazione delle libertà individuali e delle norme di convivenza umana del paese. Queste campagne di disinformazione di giorno in giorno, sempre più organizzate, si susseguivano una dopo l'altra. Una di esse, in particolare, fu orchestrata in maniera assai dura in America Latina e negli Stati Uniti per istigare contro la rivoluzione uomini e donne che nutrivano sentimenti religiosi. Con questo scopo fu divulgata la falsa notizia della persecuzione, dell'assassinio di sacerdoti e della chiusura di chiese e luoghi sacri. In seguito si continuò con la campagna denominata Patria Podestà e con molte altre campagne tendenziose. Per contrastare quell'ondata di menzogne, Cuba indisse Operazione Verità. Quasi 400 giornalisti provenienti da tutto il mondo si recarono a La Habana e coloro che vollero e poterono riportarono veramente ciò che videro sull'isola, una realtà che non corrispondeva affatto all'immagine che diffondevano i giornali, la radio e la televisione del continente. Tuttavia, al di là di questo, nasceva poco dopo un veicolo capace di far arrivare a tutto il mondo la verità della rivoluzione, Radio Havana Cuba. La prima ed unica emittente cubana ad onde corte per la radiotrasmissione internazionale nasceva come una necessità di vitale importanza della rivoluzione cubana, quella di poter contare su di un mezzo di trasmissione radio di tale portata da essere capace di rompere il blocco informativo stretto attorno al paese dagli organi di propaganda degli Stati Uniti e dei governi ad essi fedeli e di fronteggiare la ben orchestrata campagna di calunnie elaborata dall'imperialismo nordamericano. All'inizio dell'anno 1961 il governo degli Stati Uniti era già riuscito ad ottenere l'isolamento di Cuba dal resto del mondo, specialmente dall'America Latina, ai cui popoli sono uniti da vincoli storici, linguistici e culturali, così come da un concreto contesto economico e sociale che li accomuna. Tutte le risorse propagandistiche dell'impero erano dirette fondamentalmente a ridurre al silenzio l'esempio che la rivoluzione rappresentava per i popoli. Lo assecondava in questo tutta la rete strutturata di interessi oligarchici presenti in America Latina. Cos'altro nascondeva l'imperialismo in quei mesi? Dal 1960 al 1961, con il blocco informativo e culturale contro Cuba, il silenzio era un magnifico strumento, atto ad intraprendere l'aggressione ed il crimine per distruggere attraverso l'azione militare l'esempio rivoluzionario che Cuba emanava. Risultava dunque indispensabile la complicità del silenzio, mentre il popolo cubano si preparava a difendere la sovranità e l'integrità del suo territorio nazionale. Si potevano già sentire nelle prime settimane del 1961, in forma sperimentale, piccoli programmi realizzati nella prima stazione radio internazionale di Cuba. La provvisoria denominazione Onda Corta Sperimentale attraversava lo spazio e guadagnava radioascoltatori all'estero. Con il messaggio inaugurale lanciato nel febbraio del 61 si apriva la prima breccia nell'assedio informativo contro Cuba. Un piccolo trasmettitore rese possibile la diffusione dei programmi in spagnolo nella zona dell'America Centrale. Concluse queste prime trasmissioni sperimentali, quella che poco dopo si sarebbe chiamata Radio Havana Cuba riceveva il suo battesimo del fuoco durante l'invasione dei mercenari avvenuta attraverso Playa Girón nell'aprile di quello stesso anno. Il 15 aprile Radio Havana Cuba dava notizia dell'avvenuto attacco a tre aeroporti cubani che aveva come obiettivo la distruzione a terra dei pochi aerei da combattimento su cui poteva contare la forza aerea cubana ancora agli albori, così come il compito di rendere più facile ai mercenari l'invasione che avrebbero realizzato due giorni dopo attraverso Playa Larga e Playa Girón. Domenica 16 aprile l'emittente diffuse il discorso di commiato e lutto che il comandante in capo Fidel Castro pronunciò durante i funerali delle vittime dei bombardamenti, occasione in cui proclamò il carattere socialista della rivoluzione cubana. Mentre i combattenti cubani lottavano nella penisola di Zapata per respingere gli invasori, Radio Havana Cuba denunciava l'aggressione imperialista, diffondeva i comunicati stampa sul susseguirsi degli avvenimenti e da ultimo dava notizia della decisiva vittoria del popolo cubano. Poco a poco, le note della marcia del 26 luglio che identificavano l'esordiente emittente percorrevano lo spazio senza mai fermarsi, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Il 1 maggio del 1961, data in cui il popolo cubano celebrò pubblicamente la vittoria di Playa Girón, fu inaugurata ufficialmente Radio Havana Cuba. Da quel momento ha avuto inizio il suo sviluppo. Si era già trasformata in qualcosa di più di quella modesta e piccola emittente radio che servì per le prime trasmissioni sperimentali. Il suo messaggio si è esteso a tutta l'America del Sud e del Nord. In seguito si è sviluppata negli anni fino ad arrivare a trasmettere attualmente in 9 lingue.
Situata in una delle strade più centrali dell'Havana, la maestosa Calle Infanta, Radio Havana Cuba occupa un edificio di notevole importanza nella storia della radiotrasmissione cubana, sede infatti di altre due emittenti di portata nazionale, Radio Progresso, l'onda dell'Algeria, e CMBF, Radio Musicale Nazionale. Le trasmissioni di Radio Havana Cuba arrivano oggi in tutto il mondo in 9 lingue per un totale di più di 30 ore di programmazione, essenzialmente di notizie, anche se dedicano grande spazio a ciò che è più rappresentativo della loro ricca produzione musicale nazionale. Ascoltare dunque Radio Havana Cuba è entrare nella vita di un popolo che costruisce giorno dopo giorno il suo futuro, senza ingerenze e senza ricette imposte dall'esterno. Anni di lavoro costante contribuendo alla rete di informazione digitale a livello mondiale con l'apporto continuo di notizie. Radio Havana Cuba ha iniziato a fornire informazioni in rete già prima che esistesse internet ed è successo a partire dal 1992, quando il Dipartimento di Inglese dell'emittente iniziò a collaborare con Radio Havana Cuba nella conferenza reg.cuba attraverso le reti igc.apc con sede in California, inviando giornalmente tutte le notizie, tanto nazionali quanto internazionali, che venivano redatte in inglese. La prima pagina web che ha avuto Radio Havana Cuba è stata inaugurata in occasione dell'anniversario dell'emittente il 1 maggio del 1997. In quel momento ancora l'accesso ad internet risultava assai ridotto. La pagina è stata disegnata dai compagni del Blight System con sede a New York, che a loro volta ospitano la radio nella loro pagina web conosciuta come New York Transfer, notizie e informazioni alternative. Sempre nel 1997, con i miglioramenti tecnologici, Radio Havana Cuba giunge alla creazione della sua pagina web in pianta stabile a Cuba, nel server di Columbus. Per questo ha acquistato il dominio www.radiohc.cu. Sono state poi aggiunte importanti sezioni, nuovi servizi e la trasmissione dell'audio in tempo reale via internet, grazie a cui si può ascoltare l'emittente Radio Havana Cuba da qualsiasi latitudine del pianeta. Nel settembre del 2002 hanno cominciato anche a ridisegnare la pagina, aggiungendo link alle varie lingue disponibili: inglese, spagnolo, francese, creolo, esperanto, portoghese, italiano e arabo. Nel febbraio del 2004 il sito web di Radio Havana Cuba riceve per la seconda volta il Gran Premio nel 26esimo Festival Nazionale della Radio, conferito alle pagine web della radiotrasmissione cubana. Radio Pirata, la radio nella radio.